Lo sai che penso? Che dovresti migliorare un po' l'entrata prima di... Vabbè. Fai come vuoi, la serie è la tua. Si vede un cazzo qua sotto. Sì. Si può mettere una luce per noi? E sappia, vedi di spaccare. Capito che ti vuoi creare una casa nuova, però incomincia a raccogliere quello che ti serve. Come fare? Ah, sì, meglio tenerne uno nelle vicinanze, ottima scelta. E dove lo piazzi? Sullo spigolo proprio, bravo. Allora, io direi che ti devi procurare delle pale. Se vuoi delle macette. Sì, prima una pala. Solo la pala. Che ne vai da avviare, scusa? Ah sì, è vero. Frecce, ti servono frecce. Sì, ma ti hai portato una quantità di ghiaia a livello industriale. Che te ne fai altro? Vabbè, voglio dimostrare che ce la fai anche. Vabbè. Ti dà fastidio se fumi. Allora, che ti dà fastidio mi porto un grazie. Sta a scherzare, che cazzo, non si può mai scherzare con te. Vai, 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 spacca, spacca. Scusa, è levato perché lì sta lì. Ah, già, si è fermata una corrente. Tieni che scherzo tutti in acqua. E c'hai uno zombie, peggio ancora un creeper attaccato al culo. Fai una bruttissima fine. Sapere chi cazzo è venuto in mente di creare questi mostri in sto gioco. Dove è una mente molto malata. Ma molto, 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 vai. Dio dà, Dio toglie. Adesso? Sabbia. Ci vuoi fare cosa? La sabbia dura? Ma quanto te ne serve? Che stai spianando qua? Ma sta parte qua non la puoi fare un po' più veloce? No, vabbè. Ok. No, mi raccomando, dopo che finito di raccogliere tutta sta sabbia, mi raccomando, fammi un bel castello. Si è rotta la pala. Che non te ne fai un altro, perché stai... Ma che cazzo è che fa tutto sto casino?
fratelli, non ti offendere, però io mi risulta un po' pallosa sta cosa, eh? Renaria. Ah, ho capito, vuoi costruire? No, non ho capito. Lui non so che ho capito, però che tu hai un progetto in testa, non bisogna capire. No, ma a un certo punto ho visto che la sabbia formava un crocifisso mentalmente e pure di staffo e mette croci da tutte le parti, ma proprio da tutte le parti. Ma che qualche volta ti senti tu un Cristo in croce? Eh sì, vabbè. Il Padre Eterno non è stato generoso con te facendo rinascere con alcune parti in meno, però in compenso te ne ha data una in più. Bello mio, è la verità, mica sto dicendo. Sì, può essere pure che a questi qua del 2000 non gliene frega un cazzo che sei l'uomo chiamato cavallo, però... Allora... Sia chiaro, eh? Non ho nulla contro le persone disabili. Però... Sei nato... con tre dita in meno alla mano sinistra. La struttura ossea della testa senza un bulbo oculare, senza proprio la cavità. Ti mancano quattro costole. Hai il volto leggermente... asimmetrico, eccetera. Mo capisco per quale motivo hai sovranti se sei fatto soprannominare paradosso. Perché sei fissato per Dottor V. Va bene? Ecco perché. Guarda che anche se tornassi indietro nel tempo, non è che potresti modificare quello. Io l'ho sempre detto. Accettati per quello che sei, per quello che hai. Sì, è vero, hai qualcosa in meno, però... ti puoi lamentare. Qualunque ragazza sarebbe felicissima di passare una notte con te. Anche se a te interessa Lucio, no? Ma quello che a me mi fa piacere se te la sposi. Sì, vabbè, parliamo d'altro, ma sa scassa sabbia che... che devo dire? Divago, perdo tempo finché non raggiungi la porta. E finalmente chiudiamo quest'altra puntata. Ok? Alla prossima!